La Grifo saluta la Coppa Italia. Nella seconda gara del mini girone a 3, valevole per il primo turno, le ragazze di Sciurpa non sono andate oltre il pareggio contro la Stella Azzurra, premiata dalla migliore differenza reti, visto il 5-0 rifilato al Foligno nella partita di esordio. Un esito per certi versi inaspettato, vista la differenza di categoria, le toscane militano in Serie B e visti i primi 20 minuti di gioco quando la Grifo ha fatto la voce grossa e centrato il vantaggio al termine di una pregevole azione orchestrata dalla Pedersoni e conclusa brillantemente dalla giovane Marinelli. Senza le acciaccate pugnali e fiorucce, con la Parisa ancora indietro di preparazione, Sciurpa ha riproposto il 4-3-3 con il capitano Natalizzi punta centrale, supportata dalla stessa Marinelli e dalla Bilic Basci, un modulo che necessita ancora di una condizione generale migliore per essere interpretato come dovrebbe. Non a caso, passata la mezz'ora, la Grifo ha cominciato ad accusare il caldo e a calare di intensità. La Stella Azzurra, che fino a quel momento aveva controllato, ha preso coraggio e ha cominciato a buttare lo sguardo in avanti. Al 34esimo ci sono voluti i riflessi di Francesca Cucchiarini per evitare alla Tubaco la gioia del pareggio. 1-1 che è arrivato inesorabile all'inizio ripresa quando la retroguardia biancorossa ha un po' sonnecchiato su palla da fermo, consentendo alla Bruci di impattare di testa, con la Cucchiarini pronta alla respinta e alla Patu di trovare il tempo per il tap-in vincente. Un gol che ha messo ulteriormente in crisi la Grifo, che si è riversata sulla metà campo avversaria, ma senza successo. Sciurpa ha cercato soluzioni diverse nei cambi, ma neanche la Pugnali, tenuta inizialmente a riposo per un problema muscolare, è riuscita ad incidere come avrebbe voluto. Al triplice fischio la gioia è tutta per la Stella Azzurra e per le famiglie al seguito. Alla Grifo restano di buono i primi 20 minuti e la possibilità, da qui a fine mese, quando è prevista la prima di campionato, di sincronizzare al meglio i movimenti del nuovo modulo e di ritrovare la forma di qualche elemento chiave. Come condizione fisica siamo molto indietro rispetto a loro, la cosa si è vista sul lungo andare, loro hanno potuto fare la partita di difesa e ripartenza, è normale che noi senza brillantezza e con un po' di assenze importanti abbiamo pagato. Purtroppo la potevamo chiudere il primo tempo, i primi 20 minuti, quando ancora ci sosteneva un po', ecco, la condizione, alcune idee sono viste, potevamo chiuderla, non l'abbiamo chiusa e abbiamo pagato. Purtroppo ci sta, non ne facciamo un dramma perché ci serve comunque per lavorare per il futuro, perché comunque le sconfitte sono formative, meglio in Coppa Italia. Purtroppo ci priviamo di una sfida con la Res Roma che forse poteva essere utile anche per preparare il campionato, però niente, prendiamola come un motivo per migliorare. Il cambio di modulo sicuramente si fa sentire, è normale che le ragazze hanno bisogno di giocare, di trovare gli automatismi giusti. Ci sta che anche sbagliando alcuni gol poi le altre vengono su una punizione e possano segnare, quindi credo che alla fine ci sta, c'è molto rammarico perché magari in questa situazione ci meritiamo molto di più. Potevamo insomma concretizzare un pochino di più, però alla fine va bene anche così. Sicuramente l'assenza di Pugnali e Fiorucci l'abbiamo un pochino sentita e questo forse è quella nota un po' più dolente, nel senso che alla fine credo che una squadra di Serie A come la nostra debba avere 18 atlete che possono essere intercambiabili, quindi in questo senso dobbiamo lavorare un pochino meglio anche tutti quanti per riuscire insomma a portare tutto allo stesso livello, però per il resto credo che prendere delle, se vogliamo chiamarle, batoste inizialmente ci serve solo ed esclusivamente per caricarci e per lavorare meglio in campionato.